L'8 marzo si festeggia la festa della donna. Assessore, quali sono gli appuntamenti che il Comune di Fano ha organizzato in occasione di questa giornata? L'8 di marzo un evento che abbiamo avuto, diciamo, il desiderio di interpretare nel miglior modo possibile, cercando comunque di approfondire una ricerca su un tema identitario della città che ruota intorno alla marineria e a un'opera importante che è quella di Giulio Grimaldi, La Maria Risorta, un'opera verista. Poi due appuntamenti importanti, quello della presentazione della nuova ristampa dell'opera, introvabile a chi volesse acquistarla, ma anche a chi la volesse prendere in prestito, perché insomma non era più disponibile questa copia, per cui grazie a un mecenato, un editore che ha avuto voglia di investire in questa ristampa curata da Francesca Tombari, l'8 marzo ci sarà la possibilità appunto di vedere e poter avere quest'opera. La sera dell'8 marzo invece saremo a teatro nuovamente, prima l'appuntamento della presentazione del libro nel foyer e poi alla sera alle 21 ci sarà la messa in scena di una riscrittura della Maria Risorta a cura di professor Franchini e Carlo Simoni, che accompagnati dalla banda e anche dall'interpretazione del coro polifonico malatestiano metteranno in scena quest'opera, appunto sottolineando quello che è il protagonismo delle donne nella marineria fanese e nell'opera di Giulio Grimaldi. Tutti gli eventi si terranno al Teatro della Fortuna, al foyer 18:30 l'evento è ingresso gratuito, invece la sera lo spettacolo è appunto con ingresso a pagamento e sarà possibile appunto acquistare i biglietti presso il botteghino del Teatro della Fortuna, e voglio ricordare che la Fondazione Teatro è partner di questi progetti.